Buongiorno a tutti, io vi ringrazio davvero di cuore di questo invito, è già il secondo anno che sono qui con voi e devo dire una cosa, no? Che poi quando uno fa il relatore, da una parte viene a raccontare delle cose, però io ho un ricordo bellissimo dell'anno scorso perché è stato anche per me molto stimolante. E io sono una psicologa, lavoro già da anni. Ho cominciato a lavorare giovanissima, quando ancora esisteva la Marina Mercantile, il Ministero Marina Mercantile, che poi ha avuto varie fusioni. Faccio parte del servizio prevenzione, proprio in cui sono stata chiamata in quanto avevo questa doppia qualificazione di psicologa. Poi ho fatto un'esperienza da vicepresidente del Comitato Paritetico sul fenomeno mobbing, quando ancora esisteva, e dal 2011 appunto sono transitata nel CUG, perché appunto siamo passati ai CUG. Allora, non vi leggo la definizione su che cos'è il mobbing, perché tanto per fortuna, ma io ci contavo, infatti ho portato pure le vecchie diapositive, ma ci contavo che le basi sarebbero state date da qualcun altro. Però quello che mi piace poi dire è che cos'è veramente il mobbing, lo capiamo sulla nostra pelle o sentendo il racconto di una vittima. Perché poi le definizioni rimangono sempre un po' fredde, un po' generiche. Ecco, io poi credo poi forse anche per formazione, no? Nella raccolta del caso, nella raccolta della storia della persona. E in questo ci sono delle letture per chi ha la fortuna di non essere incappato nel mobbing o di non aver avuto il contatto diretto con una persona che ha subito il mobbing. Per me, ecco, la lettura più significativa è stata sicuramente Giglioli e Giglioli, Cattivi capi, cattivi colleghi. Giglioli è appunto, come nominava prima il professore, è stato direttore della Clinica del Lavoro di Milano, sono loro che hanno portato poi il mobbing in Italia. E questo libro racconta una serie poi di storie di persone che fanno veramente toccare con mano quello che può essere il fenomeno nelle sue mille sfaccettature, no? Perché poi quando ci sentite parlare con questa lunga serie di elencazioni, ma in realtà dove c'è il conflitto e dove c'è la voglia di colpire una persona, si ricorre a mille scamotage, a mille stratagemmi. E poi non posso che segnalarvi un'opera di Cecchini, che è un po' un personaggio nel mondo del mobbing per chi se ne occupa, perché è un ex sindacalista mobbizzato e che una volta che è stato definitivamente licenziato e che ha vinto anche la causa con l'azienda di provenienza, si è messo a tempo pieno a dedicarsi al mobbing e quindi lo fa con una maniera particolare. Perché ci mette proprio il vissuto di chi ci è passato, anche con forse con delle esagerazioni a volte, però veramente con quella forza d'animo, con quello spirito di chi ha vissuto e quindi sa dare una solidarietà in più, forse. E poi ancora vi segnalo che è ancora attivo il sito di Lyman, che è lo psicologo che ha descritto per la prima volta e ha usato il termine mobbing nel senso con cui noi lo usiamo nel mondo del lavoro. Lo psicologo è scomparso, ma è ancora attivo questo sito dove, oltre a descrivere un po' le conclusioni in termini di definizione del fenomeno, anche lui riporta proprio le storie delle persone che iniziano come storie quasi banali, quasi molto semplici, c'è cioè una persona che viene presa in giro continuamente, però poi identifica come piano piano questo fenomeno che può iniziare da una piccola presa in giro, da una piccola vessazione, si ingigantisce nel tempo fino a schiacciare la persona. E appunto, come diceva il relatore anche che mi ha preceduto, non si tratta, quello che colpì Lyman, che non si trattava di grosse violenze, di sopraffazioni fisiche, ma di situazioni a volte impalpabili e quindi poi difficilmente denunciabili e inizialmente anche poco riconoscibili. Dicevamo, lo psicologo Lyman è quello che per primo parla di mobbing nei termini in cui noi lo usiamo oggi. A me piace mettere sempre questa figura dell'iceberg, no? Un po' perché è un fenomeno che, come tutti i fenomeni illeciti, è difficile da quantificare.
E colgo l'occasione, visto che sono qui, per rettificare quello che vi dissi l'anno scorso, perché parlando di mobbing, si diceva sempre che era stato ripreso da Lawrence. Poi in realtà c'è stato uno studioso spagnolo che aveva approfondito e sembrava che non avesse trovato il riferimento. Invece, in realtà, effettivamente questo riferimento di Lawrence esiste. Ho trovato anche le pagine, anche se appunto Lawrence ne dà una connotazione diversa da quello che è per noi oggi il mobbing. Abbiamo già detto che nel mobbing si distinguono due tipologie fondamentali, c'è cioè una tipologia in cui esiste un disegno preciso ma sotterraneo e nascosto di portare al licenziamento, all'allontanamento una determinata tipologia di lavoratori o alcuni lavoratori per i più svariati motivi che non possono però essere divulgati apertamente perché sarebbe magari costoso per l'azienda incentivarne palesemente le dimissioni. Viceversa, quello è poi anche il tipo di riferimento che fece Lyman e quello di cui mi occuperò io oggi essenzialmente. È quello che, come dicevano già i relatori precedenti a me, è considerato il mobbing emozionale e relazionale, in cui non esiste un disegno preciso da parte dei vertici aziendali, ma semplicemente c'è l'inasprirsi di un conflitto tra alcune persone. Quindi non c'è una volontà nei vertici, ma si parte da gelosia, invidia, competizione o semplice pregiudizio verso determinate categorie di persone. E è importante capire che il mobbing è un fenomeno che si sviluppa nel tempo, ha una sua evoluzione e già Lyman aveva individuato quattro fasi. Lui individuava inizialmente la prima fase, che è quella del conflitto banale, un conflitto che può nascere tra colleghi per i motivi più stupidi, quelli come conflitti come ce ne sono di tutti i giorni. Se non che in particolari condizioni, dal conflitto banale si passa a un'escalation di conflitto non risolto, non gestito, attiva una serie di mosse sempre più pesanti nei confronti della persona più debole. Persona più debole che in questa maniera viene sottoposta al classico meccanismo di stress e quindi comincia essa stessa a essere più suscettibile, anche perché poi viene attaccata in maniera subdola, però questa situazione protratta nel tempo comincia a generare dei sintomi nella persona. La persona magari non ci dorme la notte, è più nervosa, sbaglia veramente, viene fatta sbagliare. Fino al punto che altri settori dell'azienda, che Lyman identificava nella direzione del personale, ma possono essere semplicemente la direzione del cioè oltre che la direzione del personale, anche i superiori gerarchici di livelli ancora superiori oppure i colleghi di fasce più allargate, cominciano a prendersela con la vittima del mobbing, perché nel frattempo, ad un'analisi superficiale, la persona effettivamente sembra apparire incompetente, improvvisamente inefficiente, oppure veramente, siccome non ce la fa più, magari ha avuto qualche scoppio di rabbia, ha fatto maggiori assenze nel lavoro, si è lasciata andare a delle ripicche, però in maniera, come dire, più spontanea, no? E quindi non è stato così furbo da nascondersi, da celarsi e da proteggersi. Finché si arriva all'esclusione della persona dal mondo del lavoro tramite licenziamento, tramite dimissioni, malattie, senza accennare che in qualche caso è stato attribuito al mobbing anche il suicidio. Queste sono delle fasi indicative che ci devono dare l'idea un pochino dell'evolversi del processo nel tempo. In Italia abbiamo avuto Ege, uno psicologo che per esempio le ha leggermente modificate, ha introdotto delle fasi intermedie, però è importante capire che dalla persecuzione iniziale l'individuo sottoposto a stress effettivamente comincia a sua volta ad avere delle azioni in consulte che si prestano ancora di più agli attacchi, ad a confermare l'immagine negativa di sé che chi attua il mobbing aveva proprio intenzione di realizzare. Nel mobbing emozionale, tutto sommato, la prima fase, cioè quella dell'inizio del conflitto, è quella più delicata e in cui dovrebbe essere più facile intervenire. Quello che però vediamo nella realtà lavorativa molte volte, e quello che viene denunciato, si osserva,
è che i conflitti o sono negati, cioè non vengono riconosciuti, per cui il superiore diretto o il superiore ancora sopra, apicale, che dovrebbe occuparsi di un conflitto tra due dipendenti, cerca di non essere coinvolto nella situazione, lascia che se la sbrigano da soli. Insomma, questa è una strategia molto comune. Mentre invece quella potrebbe ancora essere la fase in cui bisognerebbe chiarire l'equivoco, risolvere il conflitto. Facendone una questione di oggetto del contendere e non una questione di scontro tra due personalità o tra due ruoli. La buona notizia, se vogliamo, è che oggi è diventata obbligatoria per i dirigenti la formazione sulla gestione dei conflitti e sulla gestione del lavoro di gruppo. E qui mi aggancio al decreto legislativo 8108, che è quello che ha sostituito il precedente 626, è la norma principale di sicurezza e salute sul lavoro, che cosa fa? Innanzitutto menziona lo stress lavoro correlato rispetto all'accordo europeo del 2004 e quindi noi avevamo nel precedente decreto legislativo un generico riferimento a quelli che sono chiamati i rischi psicosociali, perché c'era l'obbligo di valutare tutti i rischi, perché c'era l'attenzione ai fattori ergonomici e perché i fattori di rischio psicosociali erano oggetto della formazione per i responsabili del servizio prevenzione. Adesso con il decreto legislativo 81 si è menzionato lo stress lavoro correlato. Questo ha determinato rispetto al mobbing, diciamo due tendenze. Da una parte c'è chi punta, allora perché? Perché diciamo che il mobbing è lesivo, a parte per delle conseguenze dirette, nel senso c'è demansionamento, c'è minore per esempio attribuzione di benefit economici e quindi ci sono dei danni evidenti. Ma poi ci sono dei fenomeni di salute psicofisica che si innestano nella persona con il tipico meccanismo del processo di stress che noi oggi conosciamo. Allora, il meccanismo di stress è uguale anche nel mobbing, però in quella che è la normativa della sicurezza si è separato la tipologia dello stress lavoro correlato dal mobbing. Questo per convenzione, in quanto a livello europeo abbiamo tra le parti sociali due accordi separati, uno sullo stress lavoro correlato che oggi è diventato legge e un altro che a livello europeo è appunto un accordo tra parti sociali, quindi non vincolante. E in quest'ultimo si è deciso di trattare il mobbing. Tornando a noi invece alla legislazione, però spesso vediamo che i fattori scatenanti sono anche simili, tanto dello stress che è un fenomeno lavorativo che è più diffuso, quanto del mobbing, perché gli stessi fattori organizzativi che predispongono all'insorgenza di stress tante volte facilitano l'insorgenza di mobbing, come pure assistere a delle situazioni di mobbing e di prevaricazione nel mondo del lavoro crea un clima comunque stressante e non è contrario al benessere lavorativo. Quindi l'anno scorso, di recente, nell'ambito di tutta la formazione obbligatoria, perché ogni lavoratore ha il diritto di ricevere dal proprio datore di lavoro una formazione sui rischi lavorativi. Una parte dei contenuti formativi sono stabiliti per legge e sono obbligatori per tutti, perché sono indistinte per tutti i tipi di lavoro. Altro tipo di formazione sarà invece specifica rispetto al tipo di lavoro che si svolge. Ora, in questi contenuti generali, quantunque a livello appunto minimo, perché non è immediato risolvere le cose per legge, però abbiamo già l'affermazione che per tutti i dirigenti diventa obbligatoria la formazione sulla gestione dei conflitti e sul lavoro di gruppo e quindi questo credo sia già un passo importante. Allora, vi ho già accennato che appunto il mobbing instaura un circolo vizioso, da questi attacchi sempre più forti a poi un'effettiva debolezza del lavoratore, che quindi può sbagliare più frequentemente, può avere reazioni emotive apparentemente eccessive perché viste dall'esterno, fino ad arrivare anche a comportamenti controproduttivi, cioè di danneggiamento verso l'azienda come reazione. Abbiamo già parlato e come si è già accennato al fatto che le ripercussioni arrivano alla famiglia e nei rapporti amicali in genere perché
la persona non ha più le energie, non è quella di prima, tutte le energie sono assorbite dal problema lavorativo, accusa anche dei sintomi e quindi non è disponibile e capace come era a prendersi cura anche dei membri della famiglia, non è disteso nelle relazioni sociali, con quello che è stato chiamato poi il doppio mobbing, perché a volte anche la famiglia stessa non ce la fa più a resistere a questo peso che grava. I ruoli in scena, ha già detto il relatore che mi ha preceduto, che ci sono i mobber e a volte i comobber, la vittima e gli spettatori. Per il mobber, alcuni teorici hanno diviso tra un ruolo di regista e sicari, cioè in alcune situazioni di gruppo in cui c'è un gruppo che si accanisce contro la vittima, abbiamo uno che ha una posizione un pochino più prestigiosa all'interno del gruppetto, che è un pochino il regista, non si sporca le mani con delle azioni, ma i sicari, cioè chi vesta la vittima per mantenere l'accordo e l'appoggio del regista, che è la posizione dominante nel gruppo. E quello che si è visto in alcuni casi è che il mobber sembra quasi non avere piena coscienza della gravità delle azioni, o meglio, ha piena coscienza di fare delle azioni sbagliate o negative, ma sembra quasi non avere, questo si combatte tramite l'informazione, la consapevolezza di quello che poi provoca nell'altra persona, tutte le reazioni psicofisiche, e talvolta trascura anche gli stessi interessi aziendali, perché far sbagliare un lavoratore nel proprio compito aziendale, se questo compito ha una certa importanza, è un danno anche per l'azienda. La vittima, diciamo che c'è stata un po' una ricerca di caratteristiche tipiche, o caratteristiche psicologiche predisponenti, a quello che mi consta non si è arrivati a definire un profilo predisponente deciso. Mentre quello che ritorna è che spesso la vittima presenta un elemento di diversità o di devianza inteso come non adesione ai valori dominanti nell'azienda, quindi può essere, non so, quello che arriva un pochino più trascurato perché non ama mettersi in giacca e cravatta, o viceversa, è quello che ama mettersi in giacca e cravatta negli altri ambienti dove invece ciò non è ben visto, o l'unica donna, l'unica arrivata. Quindi questa sicuramente la diversità costituisce un elemento di debolezza. Per gli spettatori sono stati anche qui un po' caratterizzati questi spettatori tra paralizzati, e sono quegli spettatori che assistono alle azioni vessatorie, non sono d'accordo, però rimangono semplicemente impauriti e tutto sommato sono contenti che la vittima sia qualcun altro e non loro stessi, cioè in cuor loro questo è quello che vige. Poi abbiamo gli omertosi indignati, cioè quelli che si rendono conto che sta succedendo qualcosa di grave, che il collega sta subendo delle ingiustizie, però è un'indignazione che rimane veramente in silenzio, che non si esprime, non prendono le posizioni, non hanno il coraggio di denunciare. E poi invece abbiamo i plaudenti, quelli che magari in cuor loro sono d'accordo che le donne non dovrebbero fare un certo tipo di lavoro, oppure che pensano che sì, è giusto prendersela con quel determinato collega perché ha le loro colpe, quindi non partecipano attivamente, ma in cuor loro parteggiano per il mobber. E diciamo che forse gli spettatori sono un po' quelli che hanno una sorta, un buon potere in mano, perché sono quelli che possono denunciare, sono quelli che, se chiamati a testimoniare, possono dire esattamente quello che hanno visto, sentito, cercare, o rivolgersi per qualcun altro. E questo forse si può fare ancora un po' un lavoro. Rispetto all'organizzazione, oltre tutti i fattori già evidenziati nella presentazione precedente, si è visto che sembrano. Oh, qui diciamo che è anche difficile, allora, un pochino perché poi in queste situazioni ogni caso è a sé, e
E poi perché noi abbiamo a che fare con una raccolta di dati che è tutto sommato trasversale, cioè noi nel momento in cui si verifica la situazione della persona mobbizzata andiamo a vedere un pochino quali sono le caratteristiche che troviamo nell'organizzazione, le confrontiamo con altre e quindi facciamo quello che si chiama un po' uno studio al più trasversale, quindi è con questa riserva che io vi riferisco. E sicuramente un'alta conflittualità o un alto stress favoriscono l'insorgere del mobbing. La competizione spinta assunta come valore, una competizione che però non è la competizione sana, basata sul merito e del riconoscimento delle altrui capacità. La mancanza di chiarezza dei ruoli, anche un altro fattore che sembra favorire il mobbing. E l'alta gerarchizzazione non giustificata rispetto alla funzionalità. In particolare c'è stato uno studio della Bocconi di recente, del professor Vaccani, in cui si sono confrontati il riferito di soggetti afferenti alla clinica del lavoro di Milano che venivano diagnosticati come vittime di mobbing e altri appaiati per analoghe caratteristiche sociodemografiche. E effettivamente sembravano appartenere a delle strutture piramidali in cui però questo proliferare di ruoli non era effettivamente giustificato rispetto alla qualità del lavoro da svolgersi. Quindi avevamo, un po' come veniva evidenziato nel contributo precedente, dei capi, dei superiori che non hanno questo valore aggiunto nel loro ruolo, no? Anche l'inefficienza, la mancanza di scopi dell'organizzazione, la mancanza di lavoro nel senso di obiettivo produttivo è un altro fattore che. Perché appunto, perché le persone non pensano a lavorare, a produrre dei risultati, ma stanno lì a farsi la guerra sulle inezie, sulle quisquilie, possono appunto. Allora, io tra l'altro quando ho dato il titolo di questa presentazione, no? E poi quando l'ho riletto ho detto via d'uscita, insomma, una cosa impegnativa. Mi propongo comunque di dare così, delle pillole, dei piccoli spunti a chi ritiene di essere sottoposto a mobbing, dicendo innanzitutto che se inizialmente non si conosceva assolutamente il fenomeno e quindi le persone vessate si autocolpevolizzavano, poi appunto cominciavano ad avere questi sintomi, non li collegavano al lavoro. E stentavano a inquadrare la situazione come mobbing. Oggi assistiamo anche al fatto che piccoli episodi di conflittualità o mancate promozioni, piccole ingiustizie che chi di noi non ne ha subite o periodi semplicemente negativi a volte fanno gridare al mobbing quando non è. Quindi dobbiamo stare anche un pochino attenti a discernere questa doppia situazione. Io proprio l'altra settimana ho visto una lavoratrice che si lamentava di quella che lei definiva una situazione di mobbing, che poi in realtà sembrava più che altro essere un conflitto non gestito dai superiori e a riprova che la sua avversaria cosiddetta, anche lei lamentava di essere vittima di mobbing da parte di questa che veniva da me a consulenza, no? Quindi in quel caso avevamo due persone che appunto ognuno riteneva di essere mobbizzato dall'altra e probabilmente i superiori diretti che non prendevano la situazione in modo da dividere in maniera più chiara i compiti e di dare delle direttive più precise. Brevemente, quali possono essere le strategie? Fare un esame della situazione sicuramente, confrontarsi con uno o più colleghi di fiducia, tenere un diario e raccogliere prove, cercare un aiuto professionale, prendersi cura di sé e poi guardarsi intorno. Rispetto al fare l'esame della situazione, potrà essere banale, ma è importante che troviate qualcuno che stimate, che vi sappia ascoltare, che sapete che né vi darà ragione a tutti i costi e né neanche che vi attaccherà dandovi tutte le colpe, perché poi quando uno ha un problema tante volte va a cercare così un conforto, si sente pure ah, ma tu fai così, tu fai così, insomma, quindi cercare anche con oculatezza a chi rivolgersi.
Chiaramente parlare con familiari e amici, stando attenti a non esagerare, perché è possibile che non riescano a capirvi o sostenervi del tutto. E ricordarsi anche che da un lato cercare il sostegno altrui è sicuramente un momento di sfogo e di ricerca di sostegno emotivo, però al di là della soddisfazione momentanea è anche cercare poi di trovare delle strategie, quindi quello che è poi il coping trasformativo, potremmo dire con altri termini. Ancora cercare di fare un esame dei pro e contro della situazione lavorativa, vedere se queste vessazioni sono effettivamente rivolte verso solo noi oppure semplicemente abbiamo un capo, un collega che ha un caratteraccio e che quindi il problema è di altra natura, non è di mobbing, perché non c'è appunto questa volontà precisa di ledere. Oppure semplicemente a volte ci sono delle inefficienze lavorative che vengono scambiate per mobbing, inefficienze nell'organizzazione, la mancata assegnazione del carico di lavoro, se è una cosa generalizzata o se la strumentazione manca a tutti è ben diverso da quando la strumentazione manca solo a una persona. Poi sicuramente tenere un diario e raccogliere delle testimonianze. O per la via legale, anche se va detto che è comunque molto faticosa, costosa e dall'esito incerto, però anche senza arrivare a una via legale, raccogliere le prove può essere comunque utile, quindi cominciare a segnarsi appunto delle piccole, perché poi il mobbing può essere molto evanescente nelle sue manifestazioni. E poi cercare quando serve un aiuto professionale e qui, raccogliendo il suggerimento di Cecchini che ci è passato, possibilmente al costo gratuito o di un ticket per non andare poi a impelagarsi in altre spese inutili. E qui quali sono le figure? Qui vale la pena di dirle perché anche se qui per carità siamo all'ISPRA, siamo in un posto che dovrebbe essere insomma pubblico, ha sicuramente certe garanzie rispetto ad altri luoghi di lavoro, però è vero che a volte i lavoratori non conoscono neanche quali sono le figure già presenti, già istituzionali? Innanzitutto il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che è appunto la figura che si occupa di tutte le tematiche afferenti alla sicurezza e in rappresentanza dei lavoratori. Questa è una figura che noi avevamo già, oddio, non avevamo la figura, avevamo già nello statuto dei lavoratori l'affermazione che anche le rappresentanze dei lavoratori partecipano alle tematiche della salute e sicurezza, ma questa figura è diventata più importante con la direttiva europea quadro 391 dell'89 e quindi è una figura che poi abbiamo avuto esplicitata con il decreto legislativo 626 e confermata nell'81, il rappresentante appunto dei lavoratori per la sicurezza. Poi abbiamo il medico competente che non è nominato in tutti i luoghi di lavoro, ma in quasi tutti, ed è una figura a cui il lavoratore può richiedere delle visite appunto a richiesta del lavoratore, per sorveglianza sanitaria a richiesta. È una figura che può visitare il luogo di lavoro, quindi può, appunto, è una figura a cui chiedere aiuto, a cui far valutare la propria situazione e che poi può dare dei feedback al datore di lavoro rispetto a delle situazioni lavorative che possono mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Poi abbiamo in tutte le ASL sono presenti dei servizi dedicati alla vigilanza e all'ispezione nei luoghi di lavoro che assumono varie diciture, o Spresa, lo Spisa, a secondo della ASL, anche voi siete una struttura che è presente un po' in tutta Italia, quindi a secondo del e spesso hanno al loro interno delle strutture dedicate, dei professionisti preparati, con il vantaggio qual è? Che queste strutture, ove riscontrino una certa fondatezza della denuncia e della situazione psicofisica del lavoratore, possono intervenire con il datore di lavoro, cioè possono mandare delle ispezioni in azienda e dare dei suggerimenti sull'organizzazione del lavoro. Questo senza prima ancora di attivare, è chiaro che se un lavoratore fa una cosa del genere c'è una certa frizione con l'azienda, non è che sia un passaggio indolore, però è un momento precedente rispetto al partire direttamente con la causa legale. Proprio perché loro hanno questo potere di vigilanza, a volte chiamano
il datore di lavoro, hanno modo di interloquire oppure contattano il medico competente e lo contattano con l'autorevolezza dell'organo di vigilanza. Abbiamo chiaramente gli sportelli, abbiamo, scusate, i centri per il disagio lavorativo, quali quello diretto dal professor Monaco, ormai ce ne sono in varie strutture sanitarie, in varie università. Anch'io partecipo a un piccolo sportello dell'undicesimo municipio, cioè è una tematica sentita un pochino a macchia d'olio in cui si può, sono situazioni, poi a secondo della tipologia chiaramente potresti ottenere o una certificazione da usare in sede legale oppure anche solo come prima di partire per un'azione proprio in tribunale, si auspica più per una mediazione. O comunque situazioni qualificate dove ottenere un parere rispetto alla propria situazione, cioè, che deve essere prima la verifica se quello che si sta vivendo è un mobbing, è stress oppure semplicemente una disfunzione organizzativa, è un primo orientamento. Abbiamo poi gli sportelli d'ascolto dove sono attivati e tanti CUG si stanno attivando. Ora, prima si menzionava i comitati, venivano menzionati i comitati di pari opportunità, mobbing e attualmente CUG. E qui devo dire che come CUG, che io faccio parte appunto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, come CUG, noi siamo un po' in difficoltà su questo punto, vi confesso, perché non abbiamo nel mandato istituzionale la gestione diretta dei casi singoli, ancorché ad oggi ce ne arrivano e ce ne arrivano a livello formale con delle richieste scritte dei lavoratori, oppure semplicemente vi posso dire che anch'io sono contattata poi dai colleghi che, a cui non nego quando posso mezz'ora di colloquio chiarendo che è a titolo del tutto così amichevole e informale, no? Però noi come CUG dovremmo in realtà proporre all'amministrazione l'istituzione di sportelli d'ascolto. Questa gestione è una cosa che ci ha sempre visto molto in difficoltà, per cui magari facciamo una lettera di richiesta di informazioni, però più di tanto non abbiamo nel mandato istituzionale, a meno che non intervenendo, perché il CUG ha anche un regolamento interno e quindi può tutto sommato autoattribuirsi, ma è anche poi difficile perché il CUG è un organo collegiale, quindi la gestione del caso singolo veramente diventa problematica perché l'anonimato è chiaro che non è più difficile da mantenere e poi non è proprio prevista, quindi anche noi ci stiamo orientando, vi posso anticipare, con l'istituzione innanzitutto degli sportelli di ascolto che abbiamo immaginato come di 2 giorni al mese per avere una prima, così, un primo sentore di quanto può essere, il fenomeno, la richiesta dei lavoratori. Sempre tenendo presente che non è garantito che siamo abbastanza neutri da suscitare la fiducia dei nostri lavoratori, che invece potrebbero preferire rivolgersi direttamente all'esterno. E abbiamo anche noi preventivato l'istituzione del consigliere di fiducia, ma anche qui con i tagli, mentre il consigliere di fiducia dovrebbe essere un professionista incaricato esterno. Adesso stiamo valutando se è possibile pensare, essendo noi un'amministrazione molto vasta, la designazione di figure diverse che agirebbero ciascuna per le altre sedi, quindi non so, una figura del centro, so, di una certa sede che agisce rispetto a eventuali necessità di figure di altre sedi, ma qui è ci stiamo veramente lavorando, ancorché va detto che i costi sarebbero irrisori poi tutto sommato rispetto a chi. E poi chiaramente abbiamo come tornando a chi se uno si sente mobbizzato, c'ha sempre il ricorso alla consulenza legale e sindacale. Ancora, per chi si sente mobbizzato è importante prendersi cura di sé e quindi andare anche dal proprio medico di fiducia per un periodo di riposo, per una cura, per esempio se una cosa molto frequente è la perdita del sonno, no? Allora io non sono un medico, però se uno ha bisogno di dormire, forse è il caso che valuti con il proprio medico se ci vuole un aiuto anche per dormire, un sostegno. Guardarsi intorno, che purtroppo con la crisi è sempre più difficile, anche se poi nell'ambito delle nostre strutture grandi spesso la via d'uscita è all'interno dello stesso ufficio, insomma, in un altro settore, che può essere una sconfitta parziale, però il mobbing purtroppo è una situazione grave. È grave, quando c'è è grave. A volte è bene accontentarsi di una perdita ridotta, di una, sì, di una, del contenere le perdite.
E attenzione alle decisioni d'impulso, quindi dimissioni d'impulso, ingiurie d'impulso, eccetera, eccetera. E beh, poi io ero arrivata a fare meditavo ieri perché l'ho finita ieri, un pochino rimettere un po' insieme le idee, no? E alla fine quello che mi sento di dirvi è una cosa molto banale, cioè veramente semplice, cioè che un po' alla luce dell'esperienza sia personale di lavoratrice, sia nel centro d'ascolto, sia del servizio prevenzione, del comitato mobbing, cioè che stare in pace sul lavoro è veramente importante, è un valore, è un bene prezioso. Quello che ci manca è ancora capire cos'è che scatta, no? Cosa scatta nei mobber. Questo veramente ancora ci manca, oltre che la ricerca di un vantaggio immediato. Tenere presente appunto che, cioè, quanto è importante, quanto è bello, quanto è grande per noi sapere che abbiamo dei colleghi in cui ci possiamo fidare, possiamo fidarci, con cui collaboriamo veramente, cioè questo è veramente un valore e questo è un valore che non ci viene dato una volta per tutte dall'azienda, cioè una cosa che è una situazione che va costruita giorno per giorno, va mantenuta e che va recuperata quando si deteriora. Tutto qua, io non ho altro da dire.